non c'è bisogno che io presenti Franco Cordelli, però una cosa la voglio dire, la cosa più piccola che hai fatto nelle moltissime versatile personalità, il fatto delle recensioni teatrali sul Corriere della Sera, perché è una cosa che esce ancora adesso, che è alla portata di tutti, e che veramente qualsiasi recensione a qualsiasi spettacolo è un piccolo saggio, e quindi merita veramente, se non comprate il Corriere della Sera, di comprarlo ogni tanto per leggere almeno le recensioni di Franco Cordelli. Si può, non ho capito, si può, si può leggere anche online. Ma lo so che è cattivo, mi spiace per voi, però è un piacere leggere. Anche chi non ha visto lo spettacolo impara qualcosa leggendo le sue recensioni, per lo spessore culturale che viene fuori. E Cordelli ha accompagnato Valeria alla Cattolico di Roma. La Cattolico di Roma è pieno di sepolti illustri inglesi, Keats, Shelley, eccetera. C'è anche Gadda, c'è Gramsci. Ma la cosa che mi ha colpito leggendo questo libro è un episodio della giovinezza universitaria di Cordelli, quando in pieno 68, non so se è vero ma adesso sta lui a confermarlo, anziché scrivere alla lavagna viva Mao, viva Marcuse e via dicendo, viva Lenin, tutto quello che si scriveva all'epoca, viva Fidel Castro, che si scrive forse ancora adesso, ha scritto viva Proust. No, se, viva Proust, lo scrittore. No, lo sanno, dunque, intanto credo che ci sia scritto anche qui, e comunque è una cosa che ho detto, ricordato più e più volte, non ero solo, ero con Dario Bellezza. Non mi ricordo nel modo più assoluto se questo Viva Proust l'ho scritto io o l'ha scritto lui, ma in realtà non mi ricordo se veramente l'abbiamo scritto, se uno di noi l'ha scritto. Non sto scherzando, non me lo ricordo. So che lo ripeto da anni e anni e anni, ripeto questa cosa. Insomma, diciamo, è diventata, a furia di dirla, di ripeterla, mi sembra che sia vera, ecco. Poi ripeto, può darsi che sia anche accaduta. Era la mia, diciamo, immagino che fosse più o meno il mio, il nostro, perché Dario, c'era Dario vicino a me, insomma, è il nostro stato d'animo. Forse, anzi, in Dario era più accentuato che in me, io ero un po' più politicizzato di lui, insomma. Dario era completamente, non diceva di essere comunista, ma non era assolutamente politicizzato, insomma, non, quindi, però insomma, che sia successo o che non sia successo, sono contento che così, che questa cosa sia avvenuta o non avvenuta. Beh, in fondo Proust ha intuito delle cose sulla questione sociale, ma questo ci porterebbe lontano. Io vorrei da lei un pensiero su questo libro, una riflessione. Su questo libro? Su questo libro. Ma è successo questo, che per colpa, diciamo, delle poste, delle poste, il libro non è arrivato. Allora Valeria, in uno slancio di vera generosità, poche ore fa me l'ha portato in casa, cioè si è presentata in casa mia alle 9 del mattino, una cosa inaudita per me, insomma, sono rimasto, però insomma spero di essere stato abbastanza ospitale, insomma era contenta di vedere casa mia. E mi ha parlato un po' del libro, poi io, no, non me l'ha parlato tanto, anzi, me l'ha dato e basta, ha detto due frasi così. Poi io, certo, un po' l'ho guardato, ho letto la cosa meno, cioè quella che mi interessava meno, cioè quella che riguardava la mia visita e quello che avevo detto al cimitero che noi chiamiamo inglese, non a cattolico, lo chiamiamo cimitero degli inglesi, però insomma in effetti è il cimitero a cattolico. E poi guardando l'indice ho letto il capitolo di Torino, perché c'è, ho visto tra le persone presenti due che mi sono particolarmente simpatiche, cioè Don Luigi Ciotti e Ormezzano. Ciotti non so bene perché mi è simpatico, cioè mi è diventato simpatico da che Bersani l'ho voluto incontrare subito dopo le elezioni. Io non sapevo bene di Ciotti, però questo incontro è stato talmente vilipeso da tutti che sono andato a cercare un po' di notizie su Don Luigi Ciotti e mi è diventato subito simpatico. Infatti poi le cose che dice in questo libro lo confermano, insomma, ho fatto bene a leggere quel capitolo. Ormezzano invece l'ho anche conosciuto tantissimi anni fa, nel 1989, me lo ricordo perché l'ho conosciuto seguendo con lui e con tanti altri ovviamente un giro d'Italia, e mi colpì moltissimo, siccome quel giro d'Italia cominciava dalla Sicilia,
Dopo le prime 3 giorni di corsa ci fu la traversata dello stretto e erano, mettiamo, dopo la fine della terza tappa, saranno state le 6, le 7 del pomeriggio, le 8 forse, e mi colpì il fatto che Ormezzano scriveva l'articolo, già stava scrivendo l'articolo su un oggetto per me allora sconosciuto, che era evidentemente un computer. Allora l'ho avvicinato e gli ho chiesto che è questo oggetto, ma mi ha spiegato che cos'era, e da lì siamo diventati un po' amici. Cioè, Ormezzano è un uomo di grandissima simpatia, di grande intelligenza e cultura. Qui per esempio parla della visita alla tomba di soldati e ricorda come ci fu un piccolo, così, l'unica volta, non so se è l'unica, insomma, la prima volta che ha visto soldati era la festa degli 80 anni di soldati, ci fu un piccolo battibecco fra loro, insomma, così, fra loro due, perché i soldati era costernato che un torinese come Ormezzano potesse essere tifoso del Torino e non della Juventus. Ma cosa che invece per me, che come quasi tutti i non tifosi della Juventus odiano la Juventus, è una cosa che mi fa mi ha fatto immensamente godere, di non sapevo che Ormezzano fosse vicino, eh? Cioè, vicino, vabbè, pazienza. Del Toro. Benissimo. Cosa, insomma, che ha rafforzato, insomma, questo, il tifo di scoprire che Ormezzano è tifoso del Torino, ha rafforzato la mia simpatia per lui.